tappeti veneziani di Padova dove si specchia nel Barchiglione e acque ancora nel prato della valle con la loggia Mulea. Il Gattamelata di Donatello parte alla vittoria dalla chiesa del Santo. Santo senza nome perché tutti sanno che è Sant'Antonio. Ma non è senza orologio la torre del Capitanio. E invece sotto il loggiato della ragione, piazza delle erbe e il famoso prato senza erba. Avviamoci ora verso il caffè senza forte, il Pedrocchi, che si riapre rinnovato, ma la facciata è rimasta quella del 1831. Ne videro avventori e storia queste sale, finché nel 48 la cacciata degli austriaci fu suggellata dal sacrificio di due studenti uccisi da questa palla. Antonio Pedrocchi vigila il suo caffè. L'architetto Iappelli, con occhi di marmo, assiste a questa inaugurazione del 50 compiuta dal prefetto. Parla il sindaco Crescente, parla il senatore Ferrabino. E un poeta, Diego Valeri, sembra esprimerci che il restauro, malgrado le discussioni tra comune e sovraintendenza, è riuscito a conservare innovando. Autentici l'orologio e il capitello. Fedeli alla storia i tavolini circolari e triangolari, le sedie ricoperte di panno da biliardo e i lumi alle pareti. Oggi gli invitati siedono al posto degli avventori. È gran festa, ma anche nei giorni feriali era uso che entrando qui si avesse diritto gratuito a uno stecchino, alla gazzetta e a un bicchiere d'acqua. L'architetto Pisani è autore della ricostruzione. Padovani, grandotori, brinda il sindaco di Treviso e continua Bonario. Trevisani tutti matti.